per questa giornata dedicata, nazionale dedicata all'albero, Termoli risponde presente, e risponde presente anche con un'associazione che sono i Lions Club Termoli Host, che è rappresentata da Nicola Ricciuti, che appunto è il presidente di questo club in questo momento. Allora, presenti in altre situazioni, l'abbiamo ascoltato anche nei giorni scorsi in altre sulla biodiversità e quant'altro, temi sociali e anche non, dove loro sono comunque sempre presenti con il loro club. Quindi Nicola, oggi in piazza insieme a Luigi che è stato qui poc'anzi, parliamo di alberi e di questa donazione che è stata fatta alla città di Termoli. Raccontaci un po'. Noi partecipiamo con molto piacere a questa festa degli alberi. Ribadisco quello che abbiamo già riferito la serata di venerdì, che abbiamo fatto il convegno sulla biodiversità, che il Lion è molto sensibile ai temi ambientali, ecco, per cui sta qui volentieri a partecipare a questo evento. Non sto a disquisire sulla importanza dell'albero, voglio solo fare una considerazione, che la festa dell'albero io me la ricordo quando ero piccolo, quando facevo le scuole elementari, circa 50 anni fa. È rimasta oggi la festa dell'albero, nonostante siano cambiate tantissime cose, c'è un abisso fra quello che succedeva allora e quello che succede adesso. E per continuare a chiamarla festa dell'albero è un buon auspicio, perché festa vuol dire gioia, festa vuol dire vita. E farlo insieme ai bambini è un ottimo, diciamo così, viatico, perché ci possa crescere proprio nei bambini quella sensibilità ambientale. Noi piantiamo gli alberi, ma allo stesso tempo piantiamo nel cuoricino di questi bambini un seme, un germoglio che è l'educazione ambientale, l'educazione civica. Sta a noi adulti, nei vari ruoli di nonni, di genitori, educatori per ciò che riguarda gli insegnanti, far sì che questi semi crescano e non vengano meno, ecco, non si secchino, perché se crescono significa che diamo ai nostri figli una educazione, una sensibilità ambientale che gli servirà sicuramente quando dovranno affrontare da grandi quelle grosse sfide, quelle importanti sfide impegnative nella lotta contro il cambiamento climatico e nelle lotte ambientali. Ecco. Bene Nicola, belle parole e naturalmente che stanno seguendo con i fatti, e quindi è giusto così. Dai, quando tu hai ricordato la tua età, diciamo adolescenziale, tanti alberi sono stati piantati, anche molti sono stati distrutti, devo dire la verità. Questo è vero. Questo è vero. Vabbè, però l'importante è che c'è la buona volontà. Sì, sì, l'importante è continuare. Con questa festa, perché è molto importante e significativa. Benissimo, grazie Nicola. Grazie.